Ma come ti sei combinato? No, niente, stavo provando il costume per la festa Ma napoletana. sai che il Pulcinella ti dona? Mi dona sì, l'unico pericolo è che con tutti questi uomini politici che verranno non me si riconosca. No, non cominciamo a fare queste battute qualunquistici, eh? Per cortesia, pensa se ti dovesse sentire il dottore Eugenio Scalfari, direttore di Repubblica. Permesso? Ma sì, il dottore Eugenio Scalfari, proprio qua tra noi, che sorpresa un giornalista come lei. Sono qui per un incontro molto riservato. È già arrivato l'onorevole Occhetto? No, non ancora, dottore, però se vuole lo può aspettare nel separé. No, nel separé no. Sarebbe un po' troppo alla Guido da Verona. Lei conosce da Verona? No, io più in Sud Viterbo non sono mai stato, dottore. E lo perdoni, sa, mio marito è molto, ma molto illetterario, come messo? Dottore, io leggo sempre i suoi articoli. Ne ho letto uno sulle elezioni americane. Si intitolava. Dukakis? La mattina, dottore. Intendevo il candidato Dukakis, che perderà perché non ha ascoltato i miei consigli. Già che ci sono, potrei dare un'occhiata ai camerini per salutare gli artisti. Sa, da giovane sono stato artista anch'io. E che faceva? Suonava il trombone, dottore? Cantavo. Questo quello per me pari sono a quant'altre d'intorno, d'intorno mi vedo, del mio cuore l'impero non c'è, no, meglio una che ad altra beltà. Meglio una che ad altra beltà. Bravo, dottore, bravo, lei gliela molla proprio de brutto, bravo, Questo o dottore. quella per me pari sono. Sì, Come vede, ho dottore. sempre avuto una passione per l'obiettività. Sì. Che bella voce, ma chi è che cantava? Pamela, quante volte ti ho detto che non devi girare per il locale in vestaglia? Ma signora Milcare, mica posso andare in giro tutta nuda così? Lei mi interessa molto, signorina. Come? Potrei dedicarle un venerdì. Ma perché l'altri giorni la mannamo sprecata? Dicevo io. Intendevo dire un venerdì di Repubblica. Possiamo parlarne? Venga come nel camerino, dottore. Dottore, volevo dirle che è una protetta dell'onorevole Craxi. Ah sì? Sì. Allora la cosa è ancora più piacevole. Sono subito da lei, signorina! Oi vita mia, oi core, e Cristo core, si stane, o prima amore. Rimanete attaccati.
Con le donne d'oggigiorno il color non vale un corno, sono bionde, sono nere, sono rosse, sono blu, sono insomma del colore che vuoi tu, zan zan. Lisso dagli occhi bru, senza vestiti. Ma che fa, si sta leggendo i giornali? Ma così, pazzi, interessanti, vero? Mica tanto, sempre le solite notizie. Ah sì, scusa, sì tanto. Prego. Ma dico, mentre leggi il giornale, non so, vuole un caffè, un cioccolato, una poltrona, una ottomano. Guarda, qua per puro caso c'è una comoda seggiola, si metta pure seduto. Oh, grazie, thank you. Tengo da solo, perciò secondo te io metto là il giornale per fare leggere gratis a te. Ma cose di pazzi, va, cose di pazzi. Già in Italia si legge poco e quel poco che si legge si scapezza pure. No, lei stava scapezzando. Io non scapezzo. Lei ha lo sguardo dello scapezzatore. Se tu non ti hai fatto il giornale, lo stipendio Eugenio Scaffari, chi ce lo dà, eh? Chi ce l'ha dato a fare morire di fame a Eugenio Scaffari? Mi dai il Financial Times? Le Monde e Novella 2000. Questa, secondo mia, travaglian dei crucifebba di Domenica Inni. Ha visto se sono uscite le recensioni sul mio film? No, veramente non ci feci Kezic. Quale film? Ma come quale film? Ignorante! Il trionfatore del Festival di Catanzaro, Marina! L'ultima fatica della nostra Pina Beckenbauer! Olive nere a Zagarolo sotto una cattedrale di peperoni e sospiri di orecchie madi! Che bucaria! Vedo che lei mi segue! Disinteressatamente! Volevo soltanto farle sentire 12 o 13 canzoncine adattissime per i suoi film! No. Lei è pianista, vero? Sì, perché? C'è qui per puro caso un pianista! Vada allo strumento e mi accompagni. Accenza di igiene mentale, vengo. Ma ci vedi a chi no, su un botto, proprio no, su un botto. Io avevo l'occhio a barda, meglio che me ne vai, perché se non che ci abballo da panza. Sono fatta così, sono fatta così. Il colore che vuoi tu. Ossigenati, vero? Prego, bionda naturale. Boh, sarà. Prego, maestro. A Gioconda che era nera io promisi tempo fa una bella poesia sul color di sua beltà. L'altra sera mi recai coi miei versi da Gioconda e trovai che la mia nera s'era fatta tutta bionda. Poveri versi miei gettati al Veneto, ah, che tormento! Con le donne d'oggigiorno il color non vale un corno, sono bionde, sono nere, sono rosse, sono blu, sono insomma del colore che vuoi tu. La Rosina lesse un giorno nel giornale con stupor, cerco moglie bei capelli, indicate nel color, senza porre tempo in mezzo, in un attimo, in un vol, le rispose ingenuamente, dice lei come li vuoi. La mia testa la si face, e del color che più le piace, pochino di dentere, e ci basta la paura. Con le donne, oggigiorno cosa vale dire il gusto che sia in materia femminile se il colore non si sa? Tu ti credi di sposare una bionda tipo Albin e poi scopri viceversa che di sotto c'è il carbon. Sono rosse, sono blu, sono insomma del colore che vuoi tu. Chi parla di show business? Noi, perché? Fareste meglio non parlare di cose di cui non capite nulla. Forse qualcuno lo sta importunando, forse questo cinoro carduncolo la infastidisce. Ma chi, grandungolo? Guarda che dare indugiosa, ma che cosa ha capito? Cinoro carduncolo è soltanto il nome latino del carciofo. Scusi, non è colpa mia se il signore non conosce la botanica. Ma botanica ci sarà tua sorella, cornuto! Giovanotto, sta buono. Palla pulita perché sta arrivando mia nipote dall'America, va bene? Già, quella che deve entrare nello show business. Yes. La nuova Liza Minnelli. Yes. Chi è? Che manito? Non ti permettere di ridere su mia nepota, capito? Pecora moscia che non si usa, io ti ballo dalla panza, sai? Permesso? Guarda, cucce, guarda. Ma ci via.
Dolorata di punti via, dolorata come ti ha fatto betta, dolorata quando si allonga, dolorata quando si è abbrunzata. Ti ha fatto i bagni? Ma veramente io non sono addolorata. Come non sei addolorata? Non sei nipote? Allora Cucappero sei figlia mia, forza? Ma suo nipote non è potuto venire, così sono venuta io, la sua migliore amica Karen. B, Karen, cara Karen, Karen, cara. Ah, salutami sta Loanno, Karen. No, per dire la verità, non mi sembravi mia nipote, un po' troppa abbronzatella. Sciocchezzola. Senti, ma tu che sei venuta a fare? Anche lei vuole darsi all'arte? No. Come no? Possibile che lei non reciti, non balli, non canti? No. Buono, buono, facisti, perché le cosiddette artiste sono tutte buttanazze. Ma da dove viene? Da New York? New York, sì, ci sono stato per il mio penultimo concerto. E l'ultimo andata l'hai fatta, Regina Celi? Cara Karen... Lei tenga la lingua a posto. Sicché lei non ha mai neanche ballicchiato, canticchiato o recitichiato in vita sua? Beh, canticchiato, sì. In casa qualche volta. Mentre si fa la barba, scommetto! Io a sta pecora moscia ne la faccio sentire a ridere, mi smuovo tutta la nervatura, meglio che me ne vai perché sennò ci abbiamo la panza. Ci vediamo più tardi, a doping! Avanti dunque, ci faccia sentire qualcosa. Faccia conto di stare in casa sua a farsi la a farsi le unghie. Lei è sempre pianista, vero? Sì, perché? Attacchi. Attacchi qualcosa di americano. Ma non sono capace! E su, che da noi canta pure Sabrina Salerno! Senza parlare, tu m'hai detto che m'ami. Senza parlare, io t'ho detto di sì. Non parlare. Non mi dire tutto il tuo tormento, non parlare. Sono tre parole, ti voglio bene, son però... e zitto amore, non ne far serena pelle, stai in guardia come stan le sentinelle, coi brividi, coi palpiti, di corde inargentate. Parlate così, bionda signora, quando nel vostro sorriso mi incanto d'amore. Ti parlerò d'amor, ti manderò una rosa, sarà la più... Morisco, silenzio, silenzio, cantatore, non te dice parole d'amore. Ti dirò poi tutto quello che vuoi, ma i baci... Parlami sotto le stelle, dimmi le frasi più belle, nel dolce incanto d'amore. Tutto tace, tutto al cuor mi parlo, tanta pace. Tre parole si fa, ti voglio bene, ma non si dice. Tre parole so, si fa, che io dico a te, poi si rifà. Ma chi l'ha fatto tace, lo nega e fa il mendace, e non vi dice.
zia? No, è andata a Monte Carlo col viaggio premio di Novella 2000. Il viaggio premio? E dunque si vende tanto questo Novella 2000? Pensare che io leggo solo dal parrucchiere. Ha perfettamente ragione, dottore. Pensi che io non vado più dal parrucchiere proprio per non leggerlo? Cosa ci troveranno poi di così interessante? Io lo sfoglio appena un'ora e mezza e poi lo butto via. Io ci incarto la verdura. Soprattutto i finocchi. Senta, e lei poi non ha fatto altri provini dopo quello dell'altro giorno? No, io qui a Roma non conosco nessuno. Ma allora perché non si trasferisce a Napoli? Sa, là c'è tanto colore. Ma lei è sempre così cretino? Ma anche di più se vuole, dottore! So che sta cercando attori per il suo nuovo film Profumo d'aglia positano sotto una pergola di pizzutello e fette di melanzane alla deriva! Però, l'idea di Napoli non sarebbe neanche da scartare. Lei sa cantare in napoletano? È napoletano? Certo, visto che tanti cantanti napoletani tentano disperatamente di sembrare cantanti americani, perché un'americana non può cantare in napoletano? Ma veramente... Io sono sempre il pianista, Visto? Lei che disperava. In Italia c'è sempre qualcuno che ha un piano. Ah! Ah! Bene, allora, musica, maestro. Che musica? Quella che te pare. Rimanete in ascolto! Abbiamo da prendere degli